io qui come ex insegnante, ma come amministrazione, devo ringraziare perché l'anima di questa iniziativa è il professor Tamberi. Questa appunto è la terza edizione del Premio al Talento Artistico che è nato nel 2016 con 11 selezionati. Quindi è partito veramente in un momento in cui c'era un'esplosione di talenti e soprattutto ragazze. Quest'anno ne abbiamo 5 e comunque la sorpresa che partono dal basso, cioè non sono più di terza, ma partono dalle prime. E questo è importante, come io ho sempre sostenuto, perché quando l'emozione prende il sopravvento, cioè quando il cuore scalda la ragione, insegnare diventa il piacere di imparare. Ogni tanto so, bisogna anche andare contro le regole, perché ogni tanto bisogna avere il coraggio di buttare via i banchi e sedersi per terra. E succede che suona la campanella e non te ne accorgi, non se ne accorgono neanche i ragazzi. A me è successo più di una volta e questo è un segnale che dice che quello che stai facendo è ascoltato. Quindi io con questo premio che ho voluto fermamente e che con l'aiuto del Comune di Arcola, ma soprattutto degli amici della Proloco, dei colleghi di arte che insegnano ad Arcola, a Romito, ad Amelia, siamo riusciti anche quest'anno a varare questa edizione. Il premio consiste in una serigrafia a tiratura limitata che deriva da un libro che io ho fatto per sponsorizzare i disabili che si occupano di teatro. E forse tra tutte queste parole che sono state scritte, le più significative che posso regalare al sogno di Mario Tamberi sono proprio quelle di alcuni nostri allievi. Non di amore, né di denaro, né di cielo. Siamo andati alla ricerca di qualcosa d'altro, forse della nostra identità. Nell'imparare a fare il teatro, e proprio là, dentro di lui, ci siamo rispecchiati. E finalmente ritrovato.